ben ritrovati, nuovo appuntamento con il nostro focus targato Star Casino Sport, oggi dedicato tutto al Milan. Saluto Valentina Clerici, buonasera. Buonasera. Allora, iniziamo parlando dei rossoneri, un grandissimo Leao protagonista anche sabato sera contro l'Empoli. Ti sono piaciuti i rossoneri, Valentina? Molto. Leao, come sempre, si dimostra un giocatore fortissimo, ha cambiato i risultati della partita all'ultimo e all'inizio pensavo sarebbe finita 1-0, poi c'è stato il gol dell'Empoli e poi Leao col suo assist e il suo gol ha cambiato tutto finendo 3-1, quindi molto bene. Successo un po' tutto all'ultimo, tutto all'ultimo, un po' nei minuti di recupero. Sì, te l'aspettavi? Un'ansia, no, per niente. Però meno male, è andata bene. Tra l'altro arriverà anche il tanto atteso match tra Milan e Juventus. Come vedi i rossoneri in quel caso? Speriamo in bene, purtroppo ci sono un bel po' di infortunati, però il Milan riesce sempre a... La cosa bella del Milan secondo me è che è fa molto gioco di squadra e di conseguenza spero riusciranno, nonostante un bel po' di giocatori non riusciranno a giocare. Vero, la Juventus tra l'altro ultimamente si è ripresa, possiamo sì, dire. Infatti l'ultima partita ha fatto 3-0 contro il Bologna, quindi vedremo. Io ovviamente spero che vinca il Milan, però... Certo, no, hai fatto bene a parlare della situazione infortuni di questo momento. Tra l'altro Calabria è out come Salemakers. Abbiamo visto come in effetti è difficile sostituire quelli che sono i punti saldi un po' del Milan. C'è stata la situazione di Mike Maignan, la situazione di Theo Hernandez, quindi vedremo un po' come... Sì, è un po' difficile ora la situazione, però vediamo. Certo, continua nel frattempo anche il percorso targato Carlo Pellegatti, parliamo del podcast in collaborazione con Star Casino Sport. Cosa mi dici? C'è un episodio in particolare che ti è piaciuto di più, queste lezioni di Pellegatti? Allora, devo dire un podcast molto bello. La mia lezione preferita secondo me è stata la prima, in cui parla del campionato dell'anno scorso vinto appunto dal Milan e ripercorre tutti i momenti più belli e più importanti del campionato. E una cosa molto bella che dice è bisogna emozionarsi per emozionare, è una cosa che il Milan ha sempre fatto, come dicevo prima il Milan è molto squadra e sempre si emozionano proprio, quindi molto bello, trasmettono tanto questa cosa. È vero, per i tifosi rossoneri come te il podcast di Carlo Pellegatti colpisce, sì, vero? Molto. Sì. Bene, allora chiudiamo così il nostro focus targato Star Casino Sport. Ringrazio ancora Valentina Clerici. Grazie a te, veramente. E noi ci vediamo domani con il prossimo focus.